La giustizia è un servizio essenziale e va tutelata anche garantendo una equa copertura degli organici e del personale amministrativo. È quanto hanno ribadito con una protesta davanti al vecchio Palazzo di Giustizia di Salerno i cancellieri che lavorano nel Tribunale di Salerno, per i quali dietro i ritardi nei processi e nelle risposte della giustizia fornite ai cittadini c'è una fase di stallo nel lavoro di chi è chiamato a coadiuvare l'opera dei magistrati. Sì, un problema che impatta su tutto il territorio provinciale. La giustizia, come la sanità e gli enti locali, è uno dei servizi essenziali, perché come si diceva prima non c'è neanche capacità di investimento da parte del pubblico e del privato in un territorio dove la giustizia ovviamente non funziona. Ci troviamo nei prossimi 2 anni di fronte al 50% in meno del personale, quindi da una parte meno lavoratori, da una parte più carichi di lavoro, e soprattutto quello che manca e che stiamo chiedendo al Ministro Bonafede è la valorizzazione del personale in servizio con progressioni anche economiche, ma soprattutto diciamo di giustizia rispetto al loro lavoro fatto. C'è da dire che queste assunzioni, quando pure saranno fatte, avranno dei tempi di sviluppo, e insomma dall'indizione dei bandi di concorso all'effettiva assunzione di questo personale non possono passare meno di 2 anni. È emblematico il caso di Torino, dove una persona è stata uccisa, ha perso la vita, cioè un bene primario, a causa di queste inefficienze, perché vi era già una sentenza passata in giudicato. La sentenza era esecutiva, la pena doveva essere espiata, ma per carenza di organico la pratica era lì, nel mucchio di migliaia di pratiche che il povero collega che si è trovato diciamo, a pagare lo scotto di questa difficoltà non è riuscito a mandare in esecuzione.